ottimo esercizio che potete usare come riscaldamento o ginnastica o anche e soprattutto per sviluppare la vostra sensibilità ritmica, in particolare passare da una figurazione ad un'altra. Quindi faccio un esempio, dalle crome alle terzine, dalle terzine di semiminime alle quartine, dalle terzine alle sestine, alle quintine e così via. Seguite lo spartito man mano che le suono. Io come al solito parto da una scala non semplice, giusto per allenamento. In questo caso parto dalla scala di Re bemolle maggiore. Potete usare una scala qualsiasi sulla quale volete esercitarvi. Ripeto, io parto da Re bemolle maggiore. Partiamo. È un esercizio molto valido per tutti gli strumenti. Basta scegliere una scala, partire dalla nota più grave che si riesce ad emettere, arrivare alla nota più acuta che si riesce a raggiungere. L'importante è non fermarsi mai tra una divisione ritmica ed un'altra. E il punto di cambiamento, cioè la nota sulla quale cambieremo la figurazione, non sarà mai lo stesso. Arriverà sempre in punti diversi. Sarà sempre quasi sempre una nota diversa, ma non è importante. L'importante è non fermarsi tra una figurazione ritmica ed un'altra. Mettete il metronomo a 50 bpm in maniera che arriviate abbastanza agevolmente alle figurazioni più veloci. Se non ce la fate con la velocità, non importa, arrivate alla figurazione massima per voi. Man mano migliorerete fino ad arrivare alle biscrome. Esercitatevi e buon lavoro.